The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Questo lavoro è stato particolarmente difficoltoso, specie quando si tratta di obiettivi lenti molto vecchie, dove le filettature sono ossidate a causa del tempo, dell'umidità, del materiale dell'alluminio che non era come quello di oggi. Qui praticamente c'era il diaframma che era totalmente bloccato, le lenti interne erano sporche, addirittura con degli aloni che si erano stratificati sopra la superficie, quindi è stato necessario una lucidatura interna. Dopo la messa a fuoco era bloccata, si era cementizzata la polvere all'interno, però questa è la cosa più semplice in questo caso. La cosa più difficile è stato il diaframma che era totalmente bloccato. Quando capitano questi lavori non è possibile preventivare o stimare dei tempi, perché quando sono ossidate le viti può darsi che non si svitano mai, non tutti i lavori possono essere fatti. Come sono principalmente un appassionato, cerco di tutto per far sì che far rivivere queste ottiche, diciamo, di tantissimo tempo fa, e poterle riutilizzare è una vera soddisfazione. Personalmente io utilizzo nei miei video tutte ottiche di una volta, tutte rigorosamente manuali. Comunque dà soddisfazione. A volte purtroppo acquistare dei prodotti in rete, anche se sembra di aver fatto un affare, anzi principalmente quando sono strausati e costano poco, non si fanno mai affari. Dopo ci sono delle spese enormi e dei tempi necessari per la riparazione, altrimenti vanno buttate. Cioè, io purtroppo non sono attrezzato per fare miracoli. Queste cose non posso nemmeno riconsegnarle rotte, quindi io cerco con molta cautela di aprirli senza romperli. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima puntata.